Buonasera, benvenuti anche a questo evento molto importante. Ci stiamo avvicinando al cuore del festival. Suor Daniela e la nostra ospite Gemma Calabresi Milite hanno delle cose molto importanti da dirci. Grazie, grazie Padre Dino, grazie a tutti per essere qui, nonostante il vento, ma vi assicuro che ne vale la pena. Siamo qui in un incontro importante, siamo tutti anche un po' emozionate, in modo particolare noi due, sì. Ed è bello sapere che lo siamo tutti e due. Quale voce, quale parole, meglio di quelle di Gemma Capra Calabresi Milite, possono risuonare in questa bellissima piazza? Chi meglio di lei ci può raccontare con la vita cosa vuol dire fiducia? Fiducia e riuscire ad andare oltre la paura. Nella vita di San Francesco si narra che un lupo avesse terrorizzato la città di Gubbio, il lupo che vedete disegnato. Nessuno più usciva ed entrava se non in gruppo e con bastoni e armati. San Francesco non poteva accettare questa situazione. Uscì dalla città, chiamò il lupo, con lui parlò, gli assicurò il cibo e gli chiese di non aggredire più gli uomini. Benedisse il lupo e del lupo si ammansì. Ecco, nella vita di ognuno c'è un lupo che, feroce ed impaurito, aggredisce e spaventa. Ecco, Gemma Calabresi Milite ha avuto il coraggio di guardare negli occhi il suo lupo, di chiamarlo per nome, di chiamarlo con ognuno dei diversi nomi con i quali rientrava nella sua vita ed è riuscita ad addomesticarlo. È riuscita a benedirlo, a sfamarlo, così da poter vivere una vita che, come lei descrive nel libro, meravigliosa. Ecco, il libro La crepa e la luce racconta la sua storia, storia di perdono, cammino lungo 50 anni, cammino lungo e difficile, che l'ha portata a vivere nella luce e a dire a tutti che è possibile. È possibile salire ai tanti faticosi gradini del perdono, dell'incontro dell'altro. Ecco, le chiediamo di raccontarci questi gradini, questa fatica, questo lungo cammino, da dove è iniziato, dove è arrivato. E siccome sto cercando di imparare a fare la giornalista che sostituisco, le farò qualche domanda. Però per adesso diamo un forte applauso e un caro saluto a Gemma. Grazie. Allora, io proverò a fare qualche domanda, ma poi lei dirà quello che ritiene opportuno. Allora, nel suo libro ci sono tanti momenti di dolore. Il più grande, 17 maggio 1972. Un dolore immenso e allo stesso tempo la percezione, piccola, semplice, intima, di una certezza. Essere stata toccata dalla luce della fede. Ci racconti come tutto questo è successo e può essere successo nello stesso momento. Buonasera a tutti. Grazie di questo invito, grazie dell'accoglienza meravigliosa, grazie a tutti voi. Non avete idea di come mi scaldate il cuore. Io dovevo partire da quella mattina,
Perché quella mattina era una mattina come tutte le altre, non sappiamo mai quando siano le ultime parole, gli ultimi gesti che ci scambiamo. E come in tutte le famiglie italiane, più o meno, avevo preparato il caffè, l'avevamo bevuto insieme, poi lui mi aveva salutato, mi aveva fatto le solite raccomandazioni che io chiamavo le regole. Stai attenta, guarda quando esci dal portone che non ci siano macchine ferme, guardati le spalle che nessuno ti segua, non dare il cognome Calabresi, non dire che faccio il commissario. Ormai purtroppo si viveva così a Milano. E poi lui esce. Poco dopo, mentre io do la colazione ai bambini, lo vedo ripassare in anticamera. Io ero in cucina. Ho pensato che avesse dimenticato qualcosa. Poi torna a salutarmi e noto che aveva cambiato cravatta. Prima aveva una cravatta rosa di seta e ne aveva messa una bianca di lana. E mi dice: come sto così? Io gli dico: stai bene, ma andava bene anche quella di prima. E lui mi risponde: sì, ma questo è il simbolo della mia purezza. Cioè, pensate che parole, che frase strana, sono le ultime parole che io ho sentito dalla sua voce. Non ho fatto tempo a chiedergli spiegazioni perché lui era un po' sempre in ritardo e quindi è uscito subito. Ecco, lui quella mattina del 17 maggio del 1972 è andato a morire con la sua cravatta bianca. Solo dopo capirò il valore di quelle parole. Mi lasciava un testamento. Mi diceva: mi hanno calunniato, hanno fatto una campagna di stampa terribile, ma io sono puro, io sono innocente. Ecco le parole che lui mi ha affidato quella mattina. Poi arriverà un amico di mio papà che abitava proprio di fronte, poi arriva il vicequestore, dei colleghi di mio marito. Nessuno vuol dirmi le cose come stanno. C'è chi dice che è stato ferito a una spalla, chi dice lo stanno operando, chi dice non possiamo ancora andare in ospedale perché non sappiamo con esattezza dove sia stato portato. Tutti tergiversano. Poi arriva il mio parroco, Don Sandro. Allora io lo affronto e gli dico: Don Sandro, dimmi la verità. E Don Sandro, con il solo movimento delle labbra, senza emettere alcun suono con la voce, mi dice: è morto. Ecco, io crollo sul divano con un dolore difficile da descrivere, un dolore lacerante, un dolore di totale vuoto, di abbandono. La sensazione era che più niente avesse valore, avesse significato intorno a me. Un dolore anche fisico. Ma mentre sono lì, su quel divano, con Don Sandro che mi tiene la mano, non so dirvi quanto tempo sia passato, forse mezz'ora, forse un'ora, non ho idea. E io sento improvvisamente intorno a me come tutto ovattato. Non percepivo più il campanello della porta, la gente che arrivava, che piangeva, che si arrabbiava. Era tutto come se io fossi nella nebbia, come se fossi in una nuvola, come se qualcuno mi prendesse in braccio. E mentre sono lì, improvvisamente, io sento un'assurda pace interiore.
Perché dico assurda? Perché come potevo provare pace in un momento simile? Sento una grande forza. Sento che non sono sola. E pensate che dico a Don Sandro: recitiamo un'Ave Maria per la famiglia dell'assassino, che avrà un dolore molto più grande del mio. Vi assicuro, non era farina del mio sacco. Non ero in grado in quel momento di essere così generosa. Non ero preparata. Era qualcuno che mi indicava la strada, qualcuno che testimoniava attraverso di me. Io ho sentito forte la presenza di Dio. Quella mattina del 17 maggio, nel momento più tragico della mia vita, io ho ricevuto da Dio il dono della fede. Ero già religiosa, ma non per mia scelta. Io lo ero per tradizione familiare, per abitudine, e a volte mi pesava anche. Quindi la messa la domenica, le preghiere, diventando grande del volontariato. Ma da quel giorno la fede diventa una mia scelta. La fede è diversa dall'essere religiosi. La religione è qualcosa che ogni tanto ci pensi, fai magari, dici una parola buona, aiuti qualcuno e poi fai la tua vita. La fede è la vita stessa, è diversa. Ecco, la fede non ti toglie il dolore, ma lo riempie di significati, non ti fa sentire sola. Soprattutto la fede ti dà la speranza. Questa è la cosa più grande, ti dà tanta forza. E, beh, io direi che come prima domanda mi fermo, altrimenti... E direi anche che le facciamo un applauso. Faccio. Grazie. Sembra che Bologna ti voglia bene. Molto, perché ci sono tantissime persone, davvero. Vi voglio bene anch'io, però. Allora... Poi una parentesi, Bologna mi è sempre piaciuta, è bellissima come città e si mangia in un modo meraviglioso. E io apprezzo la buona cucina. Allora, la fede, dicevi, a volte sembra che la fede possa, anche solo con la parola, aggiustare tutto, no? In teoria basta aver fede e si superano le cose. Ma poi la concretezza della vita la si vive un po' come si può, con la nostra umanità, fragilità, difficoltà. Tu hai portato con questo libro, con le tue testimonianze, con il tuo donarti agli altri, con il tuo cammino di vita, la fede, la fiducia in Dio e negli uomini ovunque. E mi viene da aggiungere, l'hai portata in tribunale, l'hai portata in mezzo ai tuoi figli nei momenti difficili, l'hai portata in una ripresa della vita che poi ti ha comunque chiesto di vivere un altro momento di dolore. Insomma, non è stato semplice. Cos'è che ti ha aiutata di più? Ma intanto la mia famiglia d'origine è mamma. Mamma era una donna di grande fede e soprattutto una donna di grande apertura. Mi ha aiutata moltissimo, senza mai sostituirsi a me. Pensate che mamma sul letto di morte mi ha detto:
Cin Cin, perché lei mi chiamava Cin Cin perché diceva che ero effervescente come le bollicine dello champagne. Mi ha detto: Cin Cin, scusa se non ti ho troppo coccolata, ma volevo che tu reagissi e che camminassi con le tue forze. Ho cercato di ridarti la tua indipendenza e la tua forza. Quindi lei mi ha dato forza senza sostituirsi. E ho capito dopo quanto fosse importante e ho cercato di fare altrettanto con i figli. Mamma quella mattina del 17 maggio bisognava scrivere il necrologio a Milano sul Corriere della Sera. Io non avevo la testa per questo. E lei ha scelto per me, mi ha proposto le parole di Gesù sulla croce. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Io ho accettato pensando che fosse il momento giusto di spezzare quella catena di odio e di violenza con parole d'amore. E il Cardinal Colombo, durante il funerale, ha detto che quel necrologio erano parole posate sul sangue di Gigi, erano come un fiore posato sul sangue di Gigi, che avrebbero dato molto frutto. Allora quelle parole mi avevano dato molta forza. Dopo molti anni io riprenderò in mano quel necrologio e lo leggerò in un modo diverso. Erano passati molti anni, avevo fatto la scelta del perdono e stavo camminando. E allora mi sono detta: ma perché Gesù, figlio di Dio, non ha perdonato lui direttamente? Perché non ha detto: vi perdono perché non vi rendete conto di quello che state facendo? E mi sono data questa spiegazione. Perché Gesù era sì figlio di Dio, ma in quel momento era uomo. E come uomo si rendeva conto quanto sarebbe stato impossibile per noi uomini perdonare nel momento del dolore fisico, del dolore spirituale, nel momento della calunnia, nel momento della solitudine, dell'abbandono, del tradimento. E quindi ci dà questo esempio di chiedere al Padre di farlo lui al posto nostro. Padre, perdona loro. Allora improvvisamente mi sono detta, mi sono sentita liberata, sollevata, come se mi avessero tolto un peso. Ho detto: Dio ha già perdonato per conto mio e io ho il tempo del cammino e certamente non sarò sola a farlo. E quindi, ripensando alle parole dell'arcivescovo, mi sono proprio detta, mi è andato gioia, perché ho detto: aveva ragione, lui aveva detto daranno molto frutto e finalmente queste parole hanno dato frutto. È come se quel necrologio fosse una scala sulla quale io ho posato il primo piede e ho cominciato a salire sul cammino del perdono. Quindi è stato importantissimo. E poi devo dire, sono stata aiutata, perché è molto importante questa, dalle persone, ma non dai familiari, dagli sconosciuti. Oggi siete voi che prima mi avete detto cose dolcissime, bellissime, facendo firmare il libro. Ecco, tutte le persone che mi hanno dato solidarietà, mi hanno dato la stretta di mano, mi hanno dato una carezza, mi hanno pensata, mi hanno seguita, da tutte quelle che hanno pregato per me,
E quindi oggi siete tutti voi qua che mi date forza, e io devo dire che la vostra solidarietà, la vostra attenzione, le vostre preghiere, ognuno a vostro modo. Oh carai, è caduto il cucciolo. Ecco, non mi ha mai fatto sentire sola. Mi ha dato tanta forza. E quindi io vorrei dirvi che vorrei restituirvi un po' di quella speranza che voi in tutti questi anni mi avete dato. Ecco perché ho scelto di fare questo libro e di condividerlo. Di condividerlo con voi, perché è, come dire, testimoniare questo mio cammino, condividerlo con voi, ma soprattutto affidarvelo, perché così il mio perdono, la mia fatica, il mio cammino non è più soltanto mio, ma è anche vostro, perché io ve lo affido, e così mi aiutate a non scivolare più indietro, perché io sono certa che questa è la strada giusta. E che a volte è facile scivolare. Molto, sì. Allora, nelle prime pagine del libro hai avuto il coraggio di scrivere la parte più oscura, il lupo che mordeva. Hai avuto il coraggio di far vedere la bruttezza forse di certe cose. Dove hai trovato la forza per farlo? E perché? Beh, io racconto di momenti quando la sera, i primi mesi, andavo a dormire. Pensate che andavo volentieri, perché facevo delle fantasie di vendetta. Perché l'ho scritta? Intanto per essere, perché quando uno racconta la propria vita deve mettere tutto. Adesso le racconto, perché devi essere trasparente, devi essere sincero, e per dirvi che sono partita dal punto più basso. Prima di addormentarmi io immaginavo di mettere una parrucca, di vestirmi in un certo modo per non farmi riconoscere, e di frequentare gli ambienti dei terroristi. Immaginavo di far finta di abbracciare la loro causa, la loro ideologia, di essere loro amica e aspettare. Di tempo ne avevo. Immaginavo che un giorno o l'altro, magari in una cena tra intimi, qualcuno avrebbe detto: ce l'abbiamo fatta, ho ucciso io Calabresi. E allora io mi crogiolavo in questa fantasia. Immaginavo di socchiudere gli occhi per non far capire, di prendere la borsa, e invece di tirar fuori le sigarette, di prendere la pistola e di sparargli. Oggi, mentre ve lo racconto, mi vergogno tantissimo. Ma perché ve lo racconto? Per dirvi che si può, anche dal punto più basso, risalire, di non arrendersi mai. Per dirvi che si può, anche dopo un dolore lacerante, amare ancora la vita. Che si può, anche dopo la calunnia, il tradimento, credere ancora negli altri. Che si può cambiare giudizio sulle persone che vedevi come tutto il male del mondo, e si può essere ancora felici. Grazie.
Allora, avevo in mente di parlare adesso del potere seduttivo della rabbia, un'espressione che hai usato nel libro e che sembra proprio dare spiegazione a quello che a volte ci succede quando non riusciamo a... Sì, è proprio un potere seduttivo, nel senso che io, quando facevo queste fantasie che sono di vendetta e quindi di odio, mi sembrava di stare bene. Stavo bene, ero soddisfatta. Solo dopo un po' ho capito che quando fai fantasie di vendetta e di odio è perché stai malissimo. E quindi sono... Allora ecco, lì ho cominciato a capire quanto io stessi male e quanto fosse importante cominciare a rendersi conto, a cambiare. Io ho capito che quando tu ti svegli al mattino con il dolore nel cuore a causa dell'odio, con l'odio nel cuore, quella è una giornata persa e sarà persa per sempre. In più l'odio non arriva a coloro che ti hanno fatto il male, fa solo male a te, male alla tua testa, male al cuore, male alla salute. Ecco, io ho capito questo e anche se per diversi anni sono stata arrabbiata, però ho scelto di non crescere i miei figli nell'odio e nel rancore, perché l'odio e il rancore ti divorano tutto. Con l'odio e il rancore non vedi più le cose belle della vita e ce ne sono ancora. Non sai godere di un tramonto, di una nuova amicizia, delle persone che incontri. Ecco, quindi io ho deciso di dare a loro la gioia di vivere che avevo ricevuto io da bambina. E penso proprio che per noi famiglia l'odio e il rancore sarebbero stati una tragedia in più. Ci sono due espressioni che mi hanno colpita del testo, e due espressioni che magari possono sembrare più da religioso, da vescovo, da papa. Allora, non me le immaginavo nel cuore di una donna, anche di una giovane donna che ha vissuto la vedovanza, ha vissuto l'accompagnamento dei figli, ha vissuto la durezza dei giornali, anche dell'odio, di tanto odio. Queste due espressioni sono Dio va da tutti e poi un ponte si fa in due. Come si fa? Come fai a pensare e a far crescere in te queste parole buone? Allora, io questa l'ho scoperta andando nel carcere di Padova. Allora, ero già, diciamo, un po' a buon punto sul mio cammino del perdono. Mi dicevo che come cristiana dovevo perdonare, ma non è facile. E prima devo fare un passo indietro per poterti farti capire. Invece dobbiamo raccontare qualcosa. Esatto, io mi ero messa a insegnare religione alla scuola elementare. I bambini sono straordinari perché sono spontanei, sono trasparenti, sono creativi. E un giorno un mio alunno mi dice: maestra, ma perché quando uno muore se ne parla sempre bene? Muoiono solo quelli bravi?
Allora io gli dico, ma è giusto così? Perché di quella persona noi dobbiamo ricordare l'esempio positivo che ci ha lasciato, i suoi valori, il suo amore per gli altri. E poi, non contenta, aggiungo, sicuramente saremo giudicati per il bene compiuto e non per gli errori commessi. Quando esco dalla classe, ripenso alla domanda del bambino, ma ripenso alla mia risposta. Saremo giudicati per le cose buone e non per gli errori commessi, per il male commesso. Allora mi dico, ma anche gli assassini di Gigi, che io avevo sempre chiamato assassini con 10S, con assassini proprio, con un po' di una punta di cattiveria, non sono soltanto quella cosa lì. Che diritto ho io di relegarli per tutta la vita all'atto peggiore che hanno commesso? Grazie. Che diritto ho di inchiodarli per tutta la vita alla cosa più brutta, a quel gesto che per brutto che sia, ma anche loro avranno camminato come sto camminando io. Anche loro saranno stati buoni padri, e io l'avevo notato al processo, perché loro erano molto affettuosi con i loro figli ed era una cosa che io avevo visto e l'avevo messa nel mio cuore. E allora dico, che diritto ho di farli rimanere solo assassini? Saranno anche tante altre cose, quindi buoni padri, buoni amici, avranno aiutato gli altri. E quindi gli restituisco la loro umanità, gli restituisco la loro l'essere persone con tutte le loro sfaccettature, gli restituisco la loro vita. E quindi li vedo in un altro modo, sotto un'altra luce. Li vedo anche come me. Per tanti motivi siamo certamente uguali. Ho fatto esattamente il contrario di quello che facevano i terroristi negli anni 70-80, che quando sceglievano un obiettivo lo disumanizzavano. Lo rendevano, attraverso le calunnie, articoli di giornale scritte sui muri, slogan da gridare nelle manifestazioni, lo rendevano un simbolo, lo facevano diventare una cosa, per poi poterlo colpire anche col consenso popolare. E qui io vorrei dire ai giovani, che vedo che qui ce ne sono tanti, e quando siete in gruppo mantenete sempre un pensiero critico, un pensiero individuale, un pensiero libero. Non siate gregge. Non andate dietro solo perché uno è più leader o grida più degli altri. Informatevi. Cercate di sapere, di capire, di conoscere prima di condannare una persona. Ecco, torno a quel carcere di Padova. Ero stata invitata perché quel giorno tre ergastolani, quindi tre persone che avevano ucciso, e una di loro aveva ucciso due volte, ricevevano i sacramenti. Uno riceveva il battesimo, uno la comunione e uno la cresima. È stata una bella funzione, ci sono stati vari discorsi,
Intanto vi premetto che questo è un carcere sperimentale dove i detenuti lavorano e mi hanno raccontato con una grande dignità i loro lavori e ho capito quanto sia importante per un detenuto lavorare, sentirsi utile e sentirsi vicino all'esterno, perché quando loro assemblavano biciclette per una importante azienda italiana, assemblavano valigie, rispondevano al call center della ASD di Padova, poi facevano la refezione per loro interna e il catering per l'esterno. Quindi mestieri anche importanti, ecco perché si sentivano vicino all'esterno. Quando finisce il tutto, io chiedo se mi danno la possibilità di parlare un attimo con questi detenuti, uno alla volta, perché volevo capire come uno che avesse ucciso desiderasse ricevere i sacramenti, desiderare la fede fino al punto di ricevere i sacramenti. Mi accordano questa possibilità, io parlo con loro e mi raccontano che in un momento di totale dolore, di totale disperazione per quello che avevano commesso, uno di loro addirittura mi ha detto, mi ha confessato che desiderava togliersi la vita. Di totale disperazione, improvvisamente hanno sentito una incredibile pace interiore e una grande forza. Hanno sentito, mi hanno detto, la presenza di Dio. Esattamente me l'hanno raccontata come quello che ho provato io quella mattina su quel divano. Mi sono un po' vergognata, perché per tanto tempo io mi crogiolavo nell'idea che Dio era venuto da me, perché io ero la vittima. E invece no, avevo letto male il Vangelo. Dio va da tutti, Dio va da tutti, quelli che soffrono, tutti quelli che hanno bisogno. Ma dobbiamo esserne certi, perché io l'ho veramente sentita, questa è un'esperienza... Che voi crediate o no, non importa, quando siete disperati o quando avete un grande dolore, sappiate che potete chiedergli, non so se ci sei, non ci credo, ma se ci sei aiutami, e lui è lì. Di questo sono certa. E che allora ho capito che era come un ponte, perché loro pregavano ogni giorno per la famiglia al quale avevano tolto il loro caro, per poter chiedere perdono e perché Dio li aiutasse. Io ho pensato, io prego per perdonare, non si può che incontrarsi a metà strada e riconoscersi. Ecco la frase, è come un ponte, ecco perché Dio va da tutti. Allora, adesso ti chiedo di parlare di una cosa che a me farebbe male. E la voce delle vittime, le parole delle famiglie delle vittime. Tante volte non siamo nella possibilità di ascoltarla. Tu e tuo figlio Mario avete dato voce al dolore, ci avete fatto entrare nelle vostre vite, nelle vostre case, e immagino che sia costato molto, però è molto importante per noi, perché tante volte davvero siamo portati a guardare gli assassini, giudicare gli assassini e rimanere sulla tragedia e poi ci dimentichiamo.
e le voci delle vittime stiamo vedendo che possono cambiare il modo di leggere, di guardare, di pensare. Quanto vi è costato farlo? Ma in famiglia abbiamo sempre parlato e ci siamo sempre, abbiamo sempre sofferto ogni volta che succedeva nuovamente un omicidio in quegli anni del terrorismo. Sono stati quasi 500 i morti in Italia. Chi ha aperto la strada è stato il libro di Mario. Mario, parlando della nostra storia e anche di altre vittime del terrorismo, diciamo che ha aperto la porta e molte vittime sono uscite allo scoperto, scrivendo anche loro a loro volta dei libri, facendosi intervistare dai giornali, andando nei dibattiti televisivi, è stato improvvisamente una scoperta. Finalmente hanno avuto il coraggio di gridare il loro dolore, perché fino al momento del libro di Mario, se voi andavate a vedere nelle librerie sotto terrorismo, c'erano solo i libri scritti dal carcere o di chi aveva commesso dei crimini, chi aveva abbracciato la lotta armata. E le vittime erano dimenticate. Nessuno, lo Stato non era preparato fino a quel momento ad accoglierle. Con questo libro veramente è cambiata la prospettiva, è cambiata la visione. E io non sono mai stata chiusa, perché io ho sempre raccontato anche alle persone che mi fermavano per strada. Ma ho capito che il dolore, come la gioia, va condiviso. È molto importante. Quindi, quando uno ha un dolore, non deve chiudersi e tenerlo per sé. Deve farsi aiutare, deve avere il coraggio di parlarne e deve condividerlo. Poi, quando tu apri la porta della sofferenza, scopri un mondo. Purtroppo, e ne scopri anche di più grande della tua, di sofferenza. Ecco la condivisione, l'importanza della condivisione. Sapevo tante cose, ma continuo a rimanere stupita ascoltandoti. Grazie. Allora, uno degli ultimi capitoli del libro si intitola Viviamo in mezzo ai santi. Insomma, da dove viene questa convinzione? Perché la tua vita è stata plasmata anche da non santi. Sì, ma per questo motivo, a un certo punto c'è stato un sacerdote che ha cominciato a raccogliere varie notizie, varie cose su Gigi, su Luigi Calabresi, e mi chiedeva, perché voleva farlo santificare, voleva che Luigi Calabresi diventasse santo. E quindi da più parti ci chiedevano di dare dimostrazioni di qualcosa che lui avesse fatto di grande per poterlo fare santo. E che io ho pensato che lui non era il santo della Chiesa, in questo senso. Ci sono i santi che la Chiesa decide, come si suol dire, di fare santi, insomma, che decide, che dichiara santi che dichiara, per un processo. Ci sono i santi che la Chiesa dichiara perché hanno fatto cose grandiose, perché hanno dato la vita per qualcuno, perché si sono dedicati tutta la vita agli altri, perché per molti motivi.
Ma Gigi non era così, Gigi non voleva morire, non ha dato la vita per qualcuno. Gigi voleva star qui e godersela la vita. Voleva godere i suoi figli, voleva... Ecco, e quindi lui era un santo di tutti i giorni. Perché io dico che i santi di tutti i giorni, e chissà quanti ce ne sono qua in piazza, sono coloro che lavorano onestamente, che lavorano con passione, che amano la loro famiglia, che educano i figli, che fanno del volontariato. E qui tantissimi oggi ho visto che fanno volontariato. Ecco, queste persone non saranno mai santi, ma sono i santi di tutti i giorni, i santi quotidiani, secondo me. E quindi io dico che ce ne sono moltissimi. Io sono stata aiutata da tanti santi quotidiani e Gigi era uno di quelli che amava il suo lavoro, amava la famiglia, che aiutava gli altri, ma che non ha fatto cose grandiose. In questo senso, lui non avrebbe voluto dare la sua vita, gliel'hanno presa. Certo, lui era un credente. La settimana prima di morire, io ho invitato una mia amica a cena. Nel momento di congedarsi, si è sentito? Nel momento di congedarsi, lei gli ha detto: Gigi, stai attento, è un momento veramente pericoloso. E lui gli ha risposto col salmo: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Questo era Luigi Calabresi, quell'uomo che hanno cercato di descrivere come un assassino, insomma. Quindi i santi di tutti i giorni, tu sei una santa di tutti i giorni. Perché non mi conosce? Aiuto. Allora, siamo ormai alla fine. Noi abbiamo dato in questa chiacchierata per scontate tante cose. Le parole che abbiamo ascoltato, la persona che stiamo ascoltando è quella che per tanto tempo è stata chiamata la vedova Calabresi, il cui marito è stato ucciso per una calunnia, per errore, neanche per una malattia, proprio per un pensiero sbagliato. Ed è importante che ce lo ricordiamo, perché sono parole che vengono da una vita intensa, non sono parole dette così, un po' di corsa. E allora, per una donna che ha fatto questo cammino lungo 50 anni, che è partita così giovane a lottare, quali colori ha il perdono? Che forma ha il perdono? Tu nel libro lo descrivi in una maniera splendida. Ma per me il perdono ha un colore azzurro-blu intenso. Perché quando dico la parola perdono io vedo quel colore. Ed ha la forma del mare, cioè la risacca. Io, dopo tutto il mio cammino, è come se io do il perdono, il mare se lo porta, ma poi il mare ritorna e mi restituisce la pace, la libertà e la serenità. È uno scambio. Questo è importantissimo, perché il perdono non è una debolezza, il perdono è una forza. Il perdono ti fa davvero sentire libera, ti dà pace, ti dà amore. Grazie. Faccio un'ultima domanda che non era prevista. Tu, Gemma, hai incontrato la persona
che guidava la macchina. Nel comando, sì. Che guidava la macchina del comando, che quel 17 maggio forse ha seguito, ha aspettato, probabilmente altre mattine era sotto casa tua e già pensava di uccidere. Che incontro è stato? Come è avvenuto? Come... Devo dire che questo incontro l'ha voluto Luigi, mio figlio terzo, che e ha convinto il fratello Paolo. Che è in giro qui in piazza, eh? Si è nascosto. Sì, ma si è nascosto, si guarda bene dal venire, non verrebbe mai. E ha convinto il fratello più grande Paolo, perché lui voleva incontrare almeno uno di loro. E devo dire che Marino, che era quello che guidava la macchina nel comando e portava Pompressi, che è quello che invece ha sparato, Marino ci aveva già chiesto perdono attraverso la stampa e con una lettera. E loro hanno parlato con lui per 2 ore. Luigi voleva capire, voleva sapere quello che era successo. E gli è servito molto, mi ha detto, entrambi, perché hanno capito come uno che aveva avuto la sua vita potesse crollare, cadere in questa scelta, chiamiamolo tranello, in questa trappola. Ecco, in questa trappola. Quindi l'hanno capito e l'hanno visto anche loro diversamente. E dopo queste 2 ore, quando stavano tornando a Milano ed erano in macchina, Marino gli ha mandato un messaggio sul cellulare, e questo messaggio diceva: i sensi di colpa che io ho tutti i giorni per quello che ho fatto, dopo che vi ho incontrato e vi ho conosciuto, saranno molto più lievi, e vi ringrazio. L'estate successiva Luigi ha voluto accompagnarmi con sua figlia a conoscerlo. Lui inizialmente cercava un po' delle scuse, nel senso che diceva: io solo ho guidato la macchina, per guidare la macchina c'era la coda, mentre per sparare no. E io gli ho detto: Marino, lei sapeva chi portava sulla macchina e cosa andavate a fare? Perché io non le ho fatto sconti, però gli ho detto: Marino, non si deve preoccupare, io l'ho perdonata. E quindi era una scelta che io ormai gli avevo dato, indipendentemente dal ruolo che lui avesse avuto. Ecco, posso dirvi che io oggi prego per loro, perché abbiano la pace nel cuore. Allora, sono veramente tante. Grazie, grazie a tutti voi, grazie davvero. Vi voglio bene. Potremmo ancora continuare a lungo, ma dobbiamo fermarci. Così mi fate piangere. Guardate che se io ce l'ho fatta, è grazie a tutti voi, sappiatelo, non ce l'ho fatta, noi ce l'abbiamo fatta tutti insieme, e quindi grazie. Ne valeva la pena questo freddo, vero? Grazie, grazie a tutti. Io vi rubo ancora
un minuto e mezzo, vorrei leggere qualcosa che a nome di tutti, lo voglio proprio leggere dedicandolo a Gemma. Tutto al suo momento e ogni evento al suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per piantare, un tempo per sradicare quello che si è piantato. Un tempo per uccidere, un tempo per curare. Un tempo per demolire, un tempo per costruire. Un tempo per piangere e un tempo per ridere. Un tempo per fare lutto. È un tempo per danzare, un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare, un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttar via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare. Un tempo per amare e un tempo per odiare. Un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Ringraziamo Gemma che ci ha testimoniato che così si può vivere. Buona serata a tutti. Gemma ha qualche minuto per qualche firma e qualche saluto. E grazie a tutti.